Ciao, bentornate e bentornati sul canale. Sono felicissima di fare questo video perché sono andata al Lidl e ho trovato delle cose che stavo cercando e sono molto 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 contenta. Innanzitutto un caro saluto alla regina del Lidl, oramai ribattezzata regina del Lidl, ma penso che nessuno possa avere nulla da ridire su questo titolo. Elisabetta, che sicuramente conoscete, a cui mando un caro saluto, che ovviamente è responsabile di buona parte di questi acquisti, ma il motivo per cui sono andata al Lidl è un altro. Poi, ovviamente, mentre c'ero, ho cercato questi prodotti, sono molto contenta perché c'erano, li ho trovati e anch'io potrò finalmente potrò provarli. Ma vi dicevo, il vero motivo per cui sono andata al Lidl era comprare un'altra tazza come questa, perché ero abbastanza sicura che non sarei riuscita a ritrovarla da nessuna parte. Infatti, in un altro Lidl in cui sono stata non l'ho trovata. Andata in quello in cui vado di solito, che tra l'altro non è quello in cui ho comprato quella rosa, perché quella l'ho comprata con mia mamma in un Lidl zona stadio della Juve. Sono andata invece in quell'altro in cui vado di solito e sono contentissima perché l'ho trovata. Voi qui ne vedete due, perché io ero andata a cercarne una per me, cioè un'altra per me grigia. E una per una mia amica che la riceverà, spero, prima del primo trimestre o quadrimestre del 2020. Sono contentissima. Vi ricordo che queste qui costano 4,99 euro. È veramente una cosa eccezionale. Va in microonde, va in lavastoviglie, il contenuto è di 430 ml. La fessurina che c'è qui è veramente comodissima. Il rosso stupendo che indosso lo vedrete o lo avete già visto, non lo so, nel video dei regali di Natale. Ma andiamo avanti. Mi faceva comodo e l'avevo visto nel volantino con le offerte che partivano in questi giorni, questo kit con 4 piccoli taglieri di legno, taglieri ovviamente da cucina, perché io ne ho due un po' grandi, ma nonostante questo a volte non mi bastano. Questo qui, che tra l'altro ha la sua base in cui la sua struttura in cui appenderli, lo metto sul top, è comodissimo, è veramente carino, è fatto di legno, di bambù. Ci sono un sacco di cose interessanti a partire da questa settimana a Lidl per la casa e per la cucina. Fatevi un giretto sul... Io l'ho visto dall'app del Lidl, guardate il volantino, sono delle cose veramente interessanti, compresa una bilancina che vi dice anche i nutrienti, gli apporti calorici dei cibi che pesate per 7,99 euro. Questo invece l'ho pagato 5,99 euro. Sono molto contenta di aver comprato Ernesto. In realtà ci sono tanti, si chiamano tutti Ernesto, è l'esercito dei cloni, però comunque spero di averlo appoggiato in maniera salda. Poi, visto che lo sto terminando, ho preso, anche se non l'avevo preso al Lidl, ma all'Inns, credo, questo cacao amaro in polvere che mi durerà una vita. L'altro che avevo preso era veramente striminzito. Questo costa 1,89 euro e ce n'è tantissimo perché ce ne sono 250 grammi. Io il cacao amaro, come vi ho già detto da qualche altra parte, lo mescolo insieme all'orzo nel latte vegetale che bevo al mattino. E mi piace un sacco ed è un suggerimento che mi avete dato voi in più di una di miscelare l'orzo con il cacao amaro. Io vi ringrazio tantissimo. Avendole già acquistate e avendo visto, perché le ho provate, che sono di qualità, per 1,79 euro ho preso tre confezioni di queste veline. E ogni confezione contiene 90 veline della Sien, ovviamente.
Ragazze, è veramente valido. Io non credevo, e d'ora in poi le comprerò sempre, sempre, sempre al Lidl perché il rapporto qualità-prezzo è imbattibile. Non c'è veramente niente che si possa equiparare. Poi ancora ho trovato queste maschere in tessuto, una rilassante e una rinfrescante, una a forma di tigre, cioè con i colori della tigre, una con i colori del panda. Ditemi se non sono carinissime. E queste le ho pagate 1,49 € ciascuna, sono troppo, troppo, troppo belline e non sono riuscita a resistere. Potete vedere che c'è, no, è di qua, scusate, tigre, panda, carinissime, non le avevo ancora viste, e se le ha fatte vedere Elisabetta, Elisabetta sa che io sono indietrissimo con la visione dei suoi video, e quindi eventualmente Elisabetta perdonami, ma non abbastanza indietro da non aver visto quello che ha pubblicato con la prova su labbra di questi. Mannaggia! Di questi Color Lip Butter. Appunto, sono dei balsami, dei burri labbra colorati. Io, vedendo da quello che ha preso lei, i colori che mi piacevano di più, ho preso il numero 3. È il numero 7, ve li farò vedere al più presto, anch'io. E questi costano 1,79 € ciascuno, perciò si poteva fare assolutamente. Ovviamente anche questi sono della Sien. Ho riacquistato per, mi sembra, 2,89 euro, 2,90 euro, ve lo dico subito, 2,99 euro. L'olio corpo della linea alla mandorla lo sto amando, continuerò a comprarlo finché lo trovo, ve lo consiglio, ha una profumazione paradisiaca, mi piace molto di più la profumazione di questo che quello al melograno, ne ho uno in uso in bagno, ho finito quello al melograno, semmai riuscirò a portarmi avanti con i prodotti finiti lo vedrete. Ho iniziato uno alla mandorla e ne ho comprato un altro proprio perché è meraviglioso. Un altro prodotto che non avevo ancora mai visto al Lidl, non so se per distrazione mia o se sia effettivamente una novità, è la BB Cream All-in-One BB Cream. Io ho preso la medium to dark perché l'altra non era light to medium, ma soltanto light, quindi per evitare di trovarmi versione porcellana, bambola di cera, bambola di porcellana, ho deciso di prendere questa. Qui dice che copre le imperfezioni, dona un colorito uniforme, leviga la pelle, attenua le prime rughe, beato chi ha le prime, idratazione 24 ore con SPF 15. Questa l'ho pagata 3,49 euro. E sono 50 ml, per 3,49 € direi che si poteva provare. La proverò al più presto e vi darò la mia opinione. Dopodiché mi sono trovata davanti l'ultima linea skincare viso di Sien e quindi ho deciso di approfittarne e di prenderla. Allora, ci sono quattro prodotti: crema viso, crema notte, mousse, contorno occhi, siero viso. Il siero e le creme viso e occhi costano 3,49 euro, mentre la mousse occhi costa 2,49 euro. Sicuramente l'avete già vista. Li avete già visti tutti nei video, oltre che di Elisabetta, ma anche di altre persone che potete seguire, che li hanno acquistati, un'altra persona che li ha acquistati, che ho visto tra ieri e oggi, è anche Sonia, l'altra mia amica che è Sonia. Questo è il siero viso,
Io credo di non dover neanche dire quanto possa essere stata attirata da questo packaging lilla, perché sarebbe veramente superfluo. Visto che mi sta piacendo il contorno occhi della linea alla mandorla, ho voluto prendere anche questo. Questo è l'eye mousse. Vi farò sapere come mi trovo. Questa è una linea che promette di attivare la rigenerazione cellulare e di dare un'intensa idratazione al viso e luminosità. Ho voluto prendere anche la crema viso e la crema notte perché voglio provare fondamentalmente la consistenza. Vi posso già anticipare che la crema viso della linea alla mandorla non mi sta piacendo particolarmente. Buono il profumo, gradevole, piacevole la consistenza, ma disgraziatamente io la sento sulla pelle. Non so perché, me la sento proprio, ed è una sensazione che non mi piace. Quindi o la regalerò a mia mamma o le darò la userò in maniera alternativa. Questa è la crema giorno, questa è la crema notte. In questo momento sto utilizzando una crema che va bene sia per il giorno sia per la notte, perché è una crema nutriente che ho preso sul sito di YesStyle, ma mi faceva piacere provare anche questo. Questa è quella notte, che come packaging esterno è viola, mentre quella giorno è lilla. E questo è. Ma un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo, l'ho presa e sono contentissima perché è costata molto poco, cioè 1,29 euro, è questo super quadernozzo con la spirale a quadretti. Io scrivo tanto e questo qui in questo formato A5 per me è molto più comodo di quello in A4, perché questo me lo posso portare anche in giro facilmente, mentre l'altro no. Ma è, come potete vedere, molto spesso e sono contenta perché così mi prenderò un po' di appunti, un po' di note su tutte le cose che mi interessano. Io vi ringrazio se avete visto questo video fino alla fine, vi ringrazio se mi lasciate nei commenti anche vostre impressioni barra curiosità, ma soprattutto se avete già utilizzato qualcuno di questi prodotti e come vi state trovando, se anche voi avete trovato queste tazze bellissime e se ne avete approfittato. Per il resto vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo. Ciao!